Salve ragazzi, buona giornata a tutti. Sono Andrea Bruno, molti di voi già mi conosceranno, soprattutto chi opera nel web. Di professione faccio l'inventore, non trovando spazio in Italia, sono uno di quelli della classe cosiddetta pensante che è dovuto andare all'estero per poter vivere. Io vivo all'estero da 20 anni e ho un messaggio per Beppe Grillo. Beppe Grillo, andrai te probabilmente al potere, il popolo è dalla tua parte e noi ritorneremo in Italia. Grazie a te avremo nuovamente la possibilità di poter partecipare a cambiare finalmente il paese. Ci stai dando una grandissima opportunità e di questo te ne siamo grati. La classe pensante è tutta dalla tua parte e aiuterà il paese a risorgere, a rinascere, a liberarsi dalle catene. Ho una preghiera da farti, un messaggio rivolto a te personalmente. Beppe Grillo, l'Italia in questo momento è veramente disperata. Io ho un dato statistico che mi è stato fornito da una catena di materiale di ferramenta, è in aumento vertiginoso la vendita di spranghe, badili, rastrelle, bastoni e compagnia bella, e questo mi fa presagire un gesto inconsulto da parte dell'Italia. Beppe Grillo, come vai al potere? Probabilmente non riuscirai tu da solo a comandare, devi rimandare tutte le elezioni, ritorniamo, avremo più del 51%, però ti prego, come vai al potere? Tienici calmi. Tieni calma l'Italia, manda a tutti gli italiani dei regalini, una tavoletta di cioccolata, che ne so, una cartolina, degli auguri, dai, di qualche buona, però tu hai la possibilità di tenere calmo il popolo italiano. Mi raccomando, perché dai dati che mi sono pervenuti sta per succedere un gesto inconsulto. Beppe Grillo, tu sei la nostra salvezza. L'Italia in questo momento può compiere un gesto inconsulto. Tu sei il tramite tra il vecchio e il nuovo. Beppe Grillo, trova una via d'uscita, facciamo uscire la vecchia classe politica, diamo spazio ai giovani, però ti prego, esorta tu, tieni calmo il popolo italiano perché il popolo italiano in questo momento non ce la fa più. Grazie per l'attenzione, cari ragazzi, un caro saluto a tutti, ciao Beppe Grillo e ci vediamo alla prossima.